Ciao a tutti ragazzi, sono qualcuno e oggi parleremo un secondo delle novità per poi andare a pullare perché sto pieno d'ansia, quindi per poi andare a pullare, quindi facciamo le novità, le guardiamo proprio alla velocità della luce come se proprio un flash, non ce ne frega un cazzo di niente anche se sono novità proprio mua. E tralasciando questo, per chi mi segue in maniera costante, 3 giorni fa ho detto ma perché non fanno uscire Snyder versione Amburgo? Tac! Cioè, proprio il profeta, le profezie, cioè io le chiamo. 3 giorni fa ho detto, ma perché non fanno uscire Snyder Hamburgo? Mi piacerebbe proprio. Bam, Snyder Hamburgo, zaradada, proprio in da face. Me l'hanno proprio pittata pure verde, me l'hanno proprio pittata in faccia, Snyder in da face. Volevi Snyder? Tieni, boom! Quindi, olè. Quindi, banner a 6 step. Con Snyder Hamburgo, Levin Cologna e Ciaccia, dove giochi Ciaccia? È nel Bremen, mi sembra, sì. Ok, quindi praticamente abbiamo 3 nuovi giocatori, di cui Cia non lo userà nessuno di nessuno, perché sempre per il bonus di team skill, eccetera, eccetera. Ma abbiamo uno Snyder verde che secondo me prenderà tranquillamente il posto come titolare. Senza nessunissimo problema di nessun tipo, anche perché l'unico Snyder verde è un po' troppo vecchiotto per riuscire ancora a mantenere, diciamo, la carretta per l'ascesa. Mentre Levin sarà latente, cioè ormai tutti i Levin sono latenti, cioè, tutti i Levin latenti. Solo i Levin latente a destra e a sinistra, Maronna. Cioè, datemi un altro latente che non sia Levin. Solo Levin latente, il vecchio Levin latente, nuovo Levin latente, altro Levin latente. E Jesus Christ, datemi pure un Brian latente, nuovo verde. Cioè, vabbè. Comunque, fatto sta, venerdì mattina, quindi dopo la manutenzione della mattina presto, ci ritroveremo questo banner Maron Kick, perché è proprio un banner Maron Kick, bello ben fatto. Finalmente hanno capito che non vogliamo soltanto i giocatori giapponesi quando avevano 12 anni, ma vogliamo anche quelli là stranieri. E quindi finalmente delle versioni decenti. Tralasciando che Snyder Hamburgo fa proprio sangue, cioè se fossi donna ci salterei addosso, però Snyder Hamburgo fa sangue. E quindi Snyder Hamburgo deve essere quel giocatore che devo avere perché è proprio sexy. È sexy, sexy, sexy. Però tralasciando questo, banner 6 step. Se mi va male. Amen. Però sono positivo. Sono positivo. Mi sento positivo. Ora, passando alle novità di oggi, c'è praticamente il banner europeo che quindi dà il nuovo fantastico Robson che in realtà potrei anche non pullare in una maniera gnè, però il fatto che sia latente che ti dia quelle abilità, quella possibilità in più di spiccare gnè, te lo fa un pochino desiderare. Il fatto che comunque questo, tralasciando che non sappiamo se Snyder sarà OP, ma probabilmente sarà OP, cioè senza neanche bisogno di dirlo, secondo me se Snyder versione Hamburgo avrà come minimo 80.000 di tiro, perché tanto di quelli là versione piccolina sono più forti di quelli là World Youth, Rising Sun, eccetera, eccetera. Qua l'età non conta, su sto gioco più giovane sei, più tiri forte. Cioè se mettono me neonato praticamente sfondo la porta, però questo è un discorso gnè. Quindi abbiamo praticamente sto cazzo di Robson nuovo che le abilità latenti, ma anche soltanto per il full power gaucho, come gauch, 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 vabbè, come cazzo lo vogliamo chiamare? Sono un attimo. Come lo vogliamo chiamare? Il 25% quando vinci un contrasto, cosa che praticamente quando se lo metti sulla fascia laterale e scendi in contrasto, qualcuno per l'area lo butti sempre. 25% è un attimo una cosa che me lo terrei anche solo per quello. Tralasciando che andrei a completare il bonus del 47% dell'euro verde. Quindi, gnè, gnè. Però il banner al 3% non mi ispira. C'ho queste nuove 9 Dream Ball che mi sono preso esclusivamente per fare i diretti da uno. Quindi usiamo una Dream Ball. Chance? No, vabbè.
io ci ho provato, cioè gli ho dato la speranza, perché poi non è che ti illumini, no, no. Bucchina, stava scritto chance, me l'hai data il pensiero. Bella, bella carta. Bella carta. Questa carta mi piace. Ok, quindi iniziamo con questo banner che non mi piace, perché 3% non mi piace. 6 giocatori in retap. Mamma mia, che brutto banner, è vuoto. Ah, ma da un banner al 3%, onestamente, no? Fabio che parla con Fabio, da un banner al 3%, che ti puoi aspettare? Cioè, se tutto va bene, uscirà un SSR ogni 3 estrazioni o 4 estrazioni. Ma io da un banner al 3%, ma io che mi posso aspettare? Cioè, devo essere onesto con me stesso, cosa mi posso mai aspettare da un banner al 3%? Cosa ti puoi aspettare? Niente! Perché è un banner al 3%. Cioè, forse un banner al 5% già. Ma un banner al 3%. Raga, seconda alla terza, se non esce niente, mi fermo, perché. Cioè, quando esce la ragazzina, io convinto che poi si illumina un pallone. Ma non si illumina mai un cazzo di niente. Vabbè. Vabbè, me lo dovevo aspettare, cioè, è normale, cioè, non stiamo dicendo niente di particolare o di strano, è normalissima come situazione. Cioè, le frecce non sono neanche lontanamente illuminate, cioè, ma che stiamo dicendo? Sono neanche lontanamente illuminate, che tu dici, vabbè, la possibilità c'è, no? Non c'è un cazzo di niente proprio. Vabbè, Roberto, skip. Entriamo nelle 200 Dream Ball buttate. Ce le buttiamo tutte. Le ultime due. Che eccesso di banner, madre di Dio. Vabbè, lo sapevo a cosa stavo andando incontro. Lo sapevo. Ci ho voluto provare lo stesso. È inutile che ci piangiamo addosso, ci ho voluto provare lo stesso. La colpa dello shaft è solo mia. No, le frecce verdi in un banner al 3% non significano SSR, non significa niente. Cioè, praticamente io avrò fatto 5 estrazioni. Madonna, non voglio vedere. La voce sembrava quella di Levin. Dio, perché? Perché? Ragazzi, ultima estrazione. Lo sapevo che sarebbe uscito un solo SSR. Quell'SSR speravo almeno che fosse Brian. Chance, non è uscito niente. Mi metto il cappuccio per la vergogna. Vabbè, me l'aspettavo, ragazzi. Stavo chiedendo troppo dalla vita. Un banner al 3%, veramente devi parlare con i morti per farti uscire qualcosa. 5 estrazioni di cui praticamente un SSR. Di cui era l'unico che non mi serviva. Cioè, mi poteva uscire qualsiasi cosa, sarei stato lontanamente contento, ma questo proprio no. Cioè, questo è stato proprio lo shaft più brutale che potesse mai accadere nella storia proprio della mia vita. Però vabbè, ce lo teniamo, forzato. Vabbè, di reale, di fatale, per recuperare un po' di Dream Ball, quindi riuscire a fare lo step, il 6 step che usciranno nei prossimi giorni. Bah, penso di arrivare a un 100. No, questi li ho completati. Questo è nuovo. Qualcosa ho completato, qualcosa no. Tengo l'ultimo pezzo di storia. Diciamo che se tutto va bene, faccio 100 Dream Ball. Se tutto va bene, accumulando i login giornalieri. Se il banner mi dura 11 giorni, c'è la possibilità reale. Reale, lontana, remota, che riesca
riesca forse a finire 6 step. Forse. Comunque, shaft totale. Non mi ha dato neanche le emozioni di dire Maron, kick, Maron, no, perché è stato proprio brutale come cosa. È stata una cosa bruttissima. Vabbè, banner 3%, lo sapevo. Però la realtà è che speravo che... Cioè, non speravo in Robson, dico la verità. Per quanto volevo Robson, speravo in questo Brian. Cioè, questo Brian... No. Questo Brian qua mi attira, non ci posso fare niente, è più forte di me, lo voglio. Speravo in questo Brian, però questo Brian non è voluto venire a casa con me, ha detto no. E quindi questo è Todos. Ragazzi, che dire, un po' sconcertato, molto deluso. Sul banner non ci tornerò per nessuna ragione al mondo, perché comunque le dreamable che riesco a fare... Anche se riesco a fare solo 2 o 3 step, mi farò lo step, diciamo, di Snyder. Quindi le dreamable che riuscirò a conservare non saranno assolutissimamente buttate nel banner al 3%. Io ho dato una possibilità al banner al 3%, mi ha totalmente deluso, mi ha sfasciato, ma era normalissimo. Cioè, io già ero partito con la concezione che sarebbe successo, anche perché le ho provati, diciamo, quelli là al 3% durante il mio arco narrativo di vita, e la media è 3-4 multi per un SSR. Siccome ci sono 5 persone in retap, le possibilità che esce proprio quello che serve a te sono bam, proprio sotto zero. Quindi deluso, delusissimo, ma proprio deluso in malo modo. Chiudo questo video così. Vi dirò. Il fatto che è uscito Snyder va bene, perché comunque riuscirò comunque a chiudere tranquillamente la mia euro verde in una maniera o nell'altra. Robson era un più che volevo, ma volevo più che altro per l'abilità latente, non per altro, quel 25%, diciamo, del full power mi faceva comodo, ma non è voluto uscire. Quindi, deluso e amareggiato, chiudiamo questo video così. E ci becchiamo più tardi con le novità di Tsubasa Zero, perché attualmente il gioco dovrebbe essere in manutenzione, se non è già finita la manutenzione, e penso che andranno ad inserire qualche nuovo banner o almeno qualche nuovo evento. Quindi andiamo a vedere questi nuovi eventi, questo nuovo banner, di che cosa parlerà o che cosa sarà. Quindi ci becchiamo direttamente più tardi con un video relativo a Tsubasa 0, quindi Dream Team lo accantoniamo un secondo, perché fino a venerdì non ha ragione reale di esistere, almeno secondo me. Per ora è tutto, amareggiato dallo studio, vi saluto.